Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nella parte 2 di questo progetto. Oggi finiremo di costruire la centralina per fare gli effetti luminosi accompagnati da una musica natalizia con Arduino, che abbiamo iniziato sabato scorso. Se vi siete persi la parte 2, vi consiglio di andare a vedere prima quella, per capire meglio di cosa sto parlando in questo video. Ma ora iniziamo. Sabato scorso abbiamo finito la costruzione della centralina e ora colleghiamo le luci e l'alimentatore. Le luci che ho scelto io sono queste luci a batteria che ho trovato da 2 euro per ogni catena luminosa. Queste luci funzionano a batteria, ma io per collegarle ai relè dovrò trasformarle per funzionare con un alimentatore, come ho spiegato in un video che ho fatto a dicembre e che ovviamente vi consiglio di andare a vedere se non l'avete già fatto. Ecco, abbiamo finito di collegare le luci, quindi ricapitolando, abbiamo qui l'Arduino Uno, a cui è collegato un buzzer passivo che farà da altoparlante per la musichetta natalizia e che ho montato su questo pezzo di profilo in PVC. All'Arduino è collegata anche questa scheda di 4 relè meccanici che controllerà le luci. Io ho usato questi relè meccanici perché li avevo in casa, ma lampeggiando così velocemente, a lungo andare potrebbero rovinarsi. Quindi per un'installazione che durerà magari per tutto il periodo natalizio, vi consiglio di comprare quelli a stato solido. Sono ugualmente semplici da utilizzare, costano come gli altri, ma dureranno molto di più. Un'altra cosa positiva dei relè a stato solido è che non faranno quel fastidioso perché sono completamente silenziosi. Vi lascio il link per comprarli in descrizione.
Qui davanti al relè ho montato una morsettiera per rendere più ordinati i collegamenti. Ai primi due contatti della morsettiera ho collegato questo alimentatore variabile con la rotellina impostata 3 volt che alimenterà le luci. Il positivo dell'alimentatore è collegato al comune di tutti i relè e il negativo è collegato al morsetto a fianco con un ponticello fatto con un pezzo di filo di rame. I contatti normalmente aperti dei relè sono collegati rispettivamente ai morsetti 1, 2, 3 e 4. Le catene luminose hanno tutti i negativi collegati insieme e i positivi collegati ai morsetti 1, 2, 3 e 4. Ovviamente quello che ho fatto io era un esempio, ma voi potete farlo anche di dimensioni più grandi, magari in giardino o sul balcone per le festività natalizie, con più relè e più luci. Ma andiamo con ordine. Le possibilità di luci che potete utilizzare sono 3. Potete utilizzare delle luci a batteria per esterni e collegarle ai relè e poi utilizzare uno o più alimentatori centrali a cui collegarle, facendo la modifica del portabatterie che vi ho spiegato prima. Oppure, ciò che vi consiglio io, potete prendere delle luci come queste che non hanno il controller per i giochi di luci e che funzionano con un trasformatore, quindi non hanno una tensione pericolosa. Per collegare le luci ai relè dovete tagliare uno dei due cavi che vanno dal trasformatore alle luci e collegarlo ai contatti comune normalmente aperto del relè, seguendo questo schema e ripetendolo per tutte le catene luminose che avete. Ricordate di collegare il trasformatore sempre prima del relè, mai dopo perché potrebbe danneggiarsi. Cioè il trasformatore deve rimanere alimentato, sono le luci che devono lampeggiare, per questo dovete, come vi ho già detto, collegare il relè tra il trasformatore e le luci. Ovviamente poi con dei cavi abbastanza lunghi queste luci potete metterle ad esempio sugli alberi del giardino o sulla ringhiera del vostro balcone. Ovviamente io qui nel video ho utilizzato solo 4 relè, ma per un miglior effetto vi consiglio di usarne anche 8 o 16 in base a quante catene luminose volete animare con Arduino. Ricordate che se lo fate all'esterno dovete proteggere dalla pioggia tutti i collegamenti, i relè e l'Arduino. Ora che vi ho spiegato un po' il tutto, parliamo del programma da caricare sull'Arduino. Visto che io a programmare faccio abbastanza schifo e non sarei stato assolutamente capace di fare un programma che combinasse le luci e la musica natalizia, ringrazio il sito progettiarduino.it che ha reso disponibile un programma fatto molto bene che fa proprio ciò che serve a me. Quindi ora carichiamo il programma sull'Arduino collegandolo al computer con il cavo USB. Come vi ho detto, adesso ho utilizzato questo programma che ho trovato su progettiarduino.it che utilizza un buzzer per la musica e associa un relè a ogni nota. Se volete farlo in giardino o sul balcone, il mio consiglio è di iniziare facendolo senza la musica, concentrandovi solo sull'animazione con dei semplici delay con Arduino. È un processo un po' lungo da fare, ma è molto semplice ed efficace. Vi lascio un esempio che ho fatto io qualche anno fa in descrizione. In questo modo potrete avere delle animazioni molto belle che stupiranno i vostri vicini, ma comunque in modo molto semplice. Ritorniamo alla nostra centralina. Visto che le luci funzionano a 3 volt e che troppo poco per alimentare l'Arduino, utilizzerò un alimentatore USB a parte per alimentare l'Arduino. Per comodità collegherò gli alimentatori a una ciabatta, sia quello delle luci che quello dell'Arduino. Accendiamo la ciabatta. E funziona. Lo so, la musica natalizia riprodotta dal buzzer non è un granché, e il rumore che fanno questi relè meccanici non aiuta di certo, però nell'insieme non è male. Che ne pensate?
Comunque, come ultimo consiglio, se volete fare ciò che vi ho spiegato nel video nel vostro giardino o balcone, vi consiglio di iniziare a preparare e montare le luci qualche mese prima del Natale, in modo da poter fare delle prove e risolvere gli eventuali problemi che potranno sorgere. Anche questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e se è così lasciate un like. Se avete domande o idee da propormi, scrivetemele pure nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video di Fai da Te. Se volete essere sempre aggiornati su ciò che succede qui nel laboratorio di Giovanni Aggiusta Tutto, seguitemi anche su Instagram, mi chiamo Giovanni Aggiusta Tutto. Ciao e alla prossima!